Lunedì 27 aprile 2020, finalmente in Liguria possiamo tornare a girare nel proprio comune in bici o a piedi, quindi eccomi qui. Prima stamattina ha piovuto un po', quindi ho aspettato un attimo a uscire, adesso sembra essersi aperto un po' e ci andiamo a fare un bel giretto per ritornare un po' in bici. Erano davvero tanti giorni che non uscivo dalla mia proprietà e soprattutto in bici, sono uscito soltanto un paio di volte giusto per fare la spesa, però è un po' come rinascere, però diciamo che ci voleva e non vedevo l'ora di tornare a sgranchire un po' le gambe, basta rulli, basta palestra e niente, eccoci qua, farò un giro abbastanza easy perché qua da me i sentieri non sono messi tanto a posto adesso e quindi la prendo abbastanza con calma. Tra l'altro ho un nuovo mezzo, questa Nookproof Mega da 29, tutta nuova, quindi ci sarebbero ancora da rodare le pastiglie, sospensioni con olio nuovo, tutto nuovo, quindi un bel punto di domanda, però basta girare, basta andare a pedalare. Ok, prima salita presa, dopo mesi e mesi ha iniziato a piovere, normale ovvio, però quanto è bella la sensazione di pedalare all'aria aperta finalmente. Adesso andiamo in su. Questo è il campo da motocross dove vengo di solito, dove vado più spesso a girare in moto. È un campo fighissimo, siamo a Sanda e è molto bello questo tracciato perché è stretto, è tutta terra, molto argillosa, non fa quasi mai polvere, non fa troppo fango, quindi è proprio come, la mia sensazione è proprio come andare in bici. Ha tantissime sponde, salti di tutte le grandezze, è davvero divertente. Questa curva qua è divisa in due, una esterna e un'interna, divertentissimo quando si battaglia un po' con qualche altro pilota che va più o meno alla mia stessa velocità, è davvero davvero divertente. Spero che il 4 maggio si possa tornare anche a girare un po' in moto, perché questo è un campo che ho vicino a casa, quindi la mia moto scalpita per girare un po' dopo che l'ho risistemata tutta e davvero speriamo. Eccomi qua in cima alla salita, è una sensazione bellissima ragazzi, davvero un po' di fatica ma davvero davvero divertente, anche soltanto pedalare in salita, davvero ci voleva una bella sudata, l'aria aperta, dai. Quindi c'è un sentiero che va sopra la croce di Castagnabuona e siamo
a più o meno 300-400 metri d'altezza, non molto. Il sentiero in realtà non so in che condizioni sia, già lì in partenza si vede che è un po' rovinato dall'acqua, penso che nessuno l'abbia fatto nell'ultimo periodo. In più ho la bici nuova, tutto nuovo. Non ho l'ammortizzatore Ohlins perché quello che avete visto nelle foto era in realtà di un'altra lunghezza e non ci andava bene. Il mio sta arrivando. Però tutto nuovo, freni nuovi, gomme nuove, sospensioni nuove, tutto nuovo, quindi be careful. Però sono super gasato di fare una discesa finalmente dopo tanto tempo. Quindi non perdiamoci in chiacchiere. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale perché è l'unico modo per supportarmi e continuare a fare questi video. A voi non costa nulla mettere un click, quindi fatelo. E invece per me è davvero una grande soddisfazione, un grande piacere. E quindi continuiamo a far crescere questo canale. So che non l'avete ancora fatto, dai, mettete questo iscriviti, attivate la campanellina, mettete un mi piace, scrivete un commento salutandomi e scrivendo quanta voglia avete di tornare anche voi in bici. Qualsiasi cosa, adesso basta chiacchiere e andiamo. Tra l'altro ho rotto anche l'attacco GoPro che c'è qua dietro, quindi spero che non si stacchi la GoPro mentre vado. Ok, ci siamo. Bici nuova, pentiera che non faccio da un paio d'anni, tutta la notte e la mattina che piove, quindi niente di meglio di così. Per fortuna prima di uscire ho montato il parafango dei ragazzi che mi hanno dato, i ragazzi di FP Pro, e questo mi salverà un po' la vita almeno. Beh, non sembra così male. Tra l'altro la giornata si era aperta più o meno quando sono partito, ma poi è venuta questa nebbia che vedete. E il tutto fa un'atmosfera molto drammatica che a me piace molto. Da un lato è strano tornare in bici dopo così tanto tempo perché non si fanno queste azioni da tanto. Quindi un occhio di riguardo ci vuole sempre. Però la voglia di andare mi spinge. Andare sempre meglio, sempre più forte di come riesco. Il sentiero non è messo così male, in realtà ci speravo perché questo lo fanno tante persone anche a piedi, quindi un po' si è tenuto pulito. E le bici in realtà va molto bene, ha molto grip nelle ruote, questa è la prima cosa che ho notato. Prima c'era una curva un po' scivolata sulle pietre, anche questa, e quello davanti è bello fermo per terra, non mi scivola. Non so se sono soltanto le ruote, le gomme da 29 oppure anche la forcella. Anche se non l'ho aspettato tanto perché non ho avuto tempo di provarla, appunto. Questo pezzo me lo ricordavo, molto divertente, tra le pietre. Tutto scuro, pietre viscide, però che figata. Si vede che mi ricordo ancora come si fa in qualche modo, dai. Ok, primo sentiero fatto, siamo qua nel secondo. Questo non è in realtà proprio un sentiero, è una specie di creuse de main. Sono quei sentieri liguri
che sono stati fatti tanto tempo fa per arrivare magari alla chiesa che c'è in cima alla collina, e partono esattamente dal mare praticamente, e si chiamano Croce de Mar, Croce del Mare. Infatti questo in particolare porta alla croce di Castagnabuona, dove ero finito prima, e niente, ovviamente è stato un po' allargato, riasfaltato viste la costruzione delle case, però qua in basso ha ancora un pezzo abbastanza insidioso e tecnico come una volta, con tutti i ciottoli, ed è divertente. Questo lo conosco bene perché ci vengo spesso a fare le ripetute nelle salite, nella salita che ho fatto prima, e poi faccio sempre questo sentiero qua a scendere, più o meno da quando ero esordiente, quindi dal 2008-2007 in poi, che ho sempre fatto tutti gli anni, quindi lo conosco molto bene e so molto bene che in giornate come oggi, che è vicido, è molto pericoloso. Qui l'assenza di un ammortizzatore a molla un po' si fa sentire. Curve non so se avete visto, ma le ho fatte tutte derapata. Ehi Siri, stop musica. Finalmente, il momento che stavo aspettando da un sacco di tempo, primo giro in bici dopo il lockdown, dopo più di un mese, e è stato davvero bello. In Liguria, come saprete, hanno aperto già oggi, lunedì 27 aprile, però nel resto dell'Italia apriranno tra una settimana, quindi stay at home ancora una settimana e poi torneremo tutti in bici. Il giro che ho fatto è abbastanza semplice, due sentieri easy, mediocri, niente di che, niente di speciale, ma ci voleva una bella sudata all'aperto. È stato fatto tutto da solo, individualmente, nel comune di Varazze, quindi dai, sono felice da qui, sento che la strada può essere solo che in discesa. Speriamo apriranno tanti bike park, come ho detto anche su Instagram, se non mi seguite fatelo anche lì. E come ho detto lì, non vedo l'ora di tornare a girare a Pila, perché è uno dei miei bike park preferiti sicuramente, se non il mio preferito, quindi non vedo l'ora. E niente, bici nuova, promossa, primo in giro in bici dopo il lockdown, promosso, fango c'è, quindi meglio di così, cosa volete di più? E iscrivetevi al mio canale qua sotto, è un bottone, non vi costa nulla come ho detto, e niente, sono davvero felice, ci vediamo al prossimo video, ciao!